scoppia questo grande scandalo, il Parlamento, tutti dicono non lo faremo più, non lo faremo più, facciamo una grande legge sul finanziamento pubblico. Eccolo qua, Marco Travaglio. Ah, buongiorno. Ecco, sbagliato. Lo sapete che è già andato per funghi lui stamattina, eh? Buongiorno. Buongiorno. Noi siamo qui dalle 8 con i ragazzi. Non c'è Silvia qua? In questo momento non mi sembra che ci sia. Eccoci qua. Dai, proseguite, fate. Tanto io devo ancora grazie, svegliare. Grazie. No, mentre voi vi svegliate dico una cazzata che mi è venuta in mente. Io abbiamo scritto le cose con delle tangenti. Allora, tangenti sugli appalti ENAC, arrestato il PD Pronzato. Lo conosci il PD Pronzato? Sì. Tiziano Treu si è affrettato a dichiarare. Pronzato era mio consulente al Ministero dei Trasporti, ma non decideva nulla, il che confermerebbe che era uno del PD. Mattina è difficile, comunque proviamoci. C'è anche tangenti in Sardegna. Verdini attacca l'impianto accusatorio sulle eoliche. Sull'eolico. Sono solo menzogne. Se fosse così si tratterebbe del primo impianto a palle eoliche. Questa non l'ho capita. Non ho capito anche questa. Posso andare avanti anche 2 o 3 o 4 ore? No, meglio di no, anche perché ci siamo. Sul caso Penato, Libero paragona il PD alla 'Ndrangheta. Sporgeremo querela. È un paragone offensivo e vergognoso, un insulto a tutti i nostri militanti, ha dichiarato la 'Ndrangheta. Sembra che quando ride sembra mia moglie che si accoppia. È un signore che sta soffocando sulla destra. L'USI si è detto disposto a dare impegno alle case di Roma e Genzano, ma non basta. Come impegno dovrà pure leggere l'ultimo libro di Veltroni. Questa è una cazzata che ci ho messo io di mattina. Sai che una volta Veltroni aveva fatto un furto in casa, la figlia sul giornale c'era scritto furto in casa Veltroni, la figlia dormiva, io ho aggiunto tutto a suo padre e è venuto qua. Beh, insomma, dopo che abbiamo sentito l'altro giorno stavo pensando dopo che abbiamo sentito, arrivederci. No Dario, stavo pensando l'altro giorno com'è nata questa cosa della mia insaputa. E riflettendo bene, il primo non è stato Scajola. Ah no? Ve la ricordate quella tizia bionda che una volta va in televisione e si mette con la maglietta che dice vuoi dimagrire caga? Era la Mara Venier. Era la Mara Venier, va in televisione e dice. Era bello anche. Va in televisione e si mette questa maglietta, vuoi dimagrire caga? Poteva scrivere anche guarda questo programma. E scoppia uno scandalo, uno mini scandalo televisivo. E l'altro giorno stavo andando a guardare cosa risponde lei e dice me la sono indossata la mattina ma non mi ero accorta di che cosa ci fosse scritto. E allora ho capito che era l'antisegnana di Scajola, che tutto nasce da lì. E non è un caso perché tutto si tiene in questo. Non era un incontro su Mani Pulite? No. Un incontro sul mare pulito? Di che stavate parlando? Veramente a quest'ora noi siamo gente che non abbiamo mai visto un tornio da vicino, quindi ci spaventiamo e l'idea di alzarsi così presto ci uccide, ma però siamo presenti. Regione Lombardia, i PM fanno sapere che una volta le mazzette vennero messe nella custodia di un CD e formulano l'accusa di corruzione aggravata dal fatto che era un CD di Apicella. Io vado avanti così finché non capisco. È partita Mani Pulite da Mara Venier, che faceva un po' come quelle quando ti trovi in discoteca che un po' imbriagato che vai in macchina, limoni, il giorno dopo non si ricordano neanche. No, Mani Pulite è partita dalla Carlucci. Dalla Carlucci? No, uno degli aspetti importanti dei Mani Pulite, che raccontiamo anche nel libro che abbiamo scritto io e Marco, è il ruolo delle sorelle Carlucci. E non sto scherzando. Tipo mi fai toccare le tette solo se c'ha le Mani Pulite. Non sto scherzando. A un certo punto viene scoperta quella che per l'epoca era la più grande tangente e il più grande affare dell'epoca. C'era un signore che si chiamava Raul Gardini, che era proprietario della Ferruzzi, che decide di creare il più grosso polo chimico industriale del mondo e si mette d'accordo con la parte pubblica, fa una joint venture. E nasce questa grande joint venture e per far nascere questa grande joint venture con il pubblico e soprattutto per poi dividerla quando non funziona è necessario pagare tutto il sistema dei partiti e vengono pagati più o meno tutti da destra a sinistra. Non si capisce se delle tangenti siano finite davvero anche al movimento sociale o al partito comunista, ma ce n'è molto odore. La cosa interessante è che buona parte di queste tangenti vengono pagate attraverso dei titoli di Stato.
dei CCT. I CCT, come sapete, sono numerati e i magistrati si mettono a ricostruire il percorso di questi CCT e scoprono due cose: che uno di questi CCT è finito in mano a una delle sorelle Carlucci. Era finito in mano, altri CCT erano finiti in mano a politici andreottiani, a politici di ogni tipo. Viene interrogato Cirino Pomicino. Cirino Pomicino allora era ministro del bilancio e Cirino Pomicino dice: sì, sono stato io a dare a questo CCT da 50 milioni di lire a una delle sorelle Carlucci, che in quel momento stava facendo la grande... La ricordi sua... qual era delle tre? Quella che non vediamo sempre in televisione. Anna, se non sbaglio. Quella che non vediamo sempre... È bello perché dopo che hai detto Anna non mi è venuto in mente ancora quale sia, ma lo stesso. Sono uguali? No, hanno plastiche diverse. Sono differenziate in modo diverso. Bruna e fa la regista. Quindi vanno alla Carlucci. Da questo punto di vista c'è una differenza rispetto a oggi, cioè pensate alla differenza tra Pomicino e Berlusconi. I soldi. Perché Berlusconi è Pomicione. Che presto, prendila così, va. Ride anche Travaglio, è fantastico. No, questo per dire. Come dire, a mia moglie ti è piaciuto, capito? Questo per dire che una delle grandi stupidate che si dice vent'anni dopo su Mani Pulite è dire che la classe politica di prima, almeno sì, quelli rubavano, però sapevano governare, e dimenticandoci che sono i signori che hanno creato il debito pubblico vero che stiamo ancora pagando. Sì, quelli prendevano le tangenti, però avevano degli ideali. Le similitudini in realtà sono fortissime tra quel sistema e questo sistema. L'unica differenza sostanziale è che i partiti non erano così coperti d'oro da finanziamento pubblico come lo sono coperti adesso. Prima dicevamo che quel finanziamento pubblico, l'embrione di quel finanziamento pubblico che conosciamo oggi, nasce in seguito a un altro scandalo nel 1973, quando vengono beccati che prendono soldi dai petrolieri. A un certo punto vanno tutti in Parlamento e dicono: non lo faremo più, e per non farlo più abbiamo bisogno di denaro pubblico. Fanno una legge, che è la legge sul finanziamento pubblico, che stabilisce che i contributi debbano essere registrati, che arrivano dei fondi dal pubblico e quant'altro. Immediatamente dopo quella legge viene violata. Dopo Mani Pulite, durante Mani Pulite, gli italiani, tutti noi, votiamo un referendum per dire basta finanziamento pubblico. Loro a un certo punto incominciano a dire: però senza soldi non possiamo vivere, dateci almeno i soldi per le elezioni, quindi chiediamo dei rimborsi elettorali. Arrivano i primi rimborsi elettorali. L'ammontare totale di questi rimborsi elettorali continua a gonfiarsi nel corso degli anni fino allo scorso anno, e loro continuano a rubare. Allora, da questo forse possiamo fare una prima riflessione. Questo non è un problema di sistema o un problema di regole, ma noi siamo di fronte in Italia probabilmente a un problema di classe dirigente. Ce l'ho. Rutelli in conferenza stampa si difende e dice: avevamo scelto Lusi come tesoriere perché eravamo convinti che fosse uno dei più bravi, dopo Arsenio Lupin e Diabolik. Marco, di qualcosa, non riesco più a reggerla. Però avete vigilato, c'è anche il PD pugliese, ce n'è per tutti, il PD pugliese nella bufera, presto una puntata di approfondimento di Pianeta Mare nella vasca del bagno di sindaco Emiliano. Cioè, fanno un Pianeta Mare. Cosa fai? Ti soffi sopra? Sono degli insetti che arrivano. Giganti. Ti sei drogato ieri sera e oggi vedi gli insetti, eh? Ieri sera ti sei drogato e oggi vedi gli insetti. Ma è vero, lo puoi trovare anche qua per terra, l'ho appena schiacciato. Lusi, qualcun altro ha usato le mie carte di credito, sospettato Minzolini. Questa è una cazzata. Ma sai cosa fa Minzolini? A proposito degli alibi che usano i politici, questo del qualcun altro ha usato la mia carta di credito è un passo, è un'evoluzione che raffina la mia insaputa. Certo. Perché lì non è io a mia insaputa, ma è un altro al posto mio, un caso di sostituzione di persona, che è la stessa tesi che ha tirato fuori Emilio Fede quando l'hanno beccato in Svizzera con una valigetta
con dentro 2,5 milioni ed è stato respinto anche dalla banca svizzera, che di solito non respingono mai nessuno, a lui l'hanno mandato indietro persino le banche svizzere, e si è difeso dicendo: non ero io, hanno mandato un altro al posto in quell'involucro che si è passato, perché si è fatto passare per me, nel tentativo di screditare la mia credibilità di giornalista. Questo ha dichiarato Emilio Fede. Ma di accreditare sul mio conto corrente tutto da solo, o c'era Berlusconi con l'auricolare che gli spiegava cosa doveva dire? Perché sai che Berlusconi ha tenuto Fede lì tutti questi anni, perché diceva, Berlusconi ha detto che pensava fosse il nonno di Mubarak. Una cagata, però mi piace. Lusi ha detto la stessa cosa, quando si è scoperto che riusciva a pasteggiare in un ristorante con una portata da 8.000 euro, tipo un pesce particolare, 8.000 euro, pesce palla in questo caso, esatto. E allora ha detto: qualcun altro ha strisciato la mia carta al posto mio. Invece Minzolini non era arrivato a tanto. Minzolini, per difendersi dall'accusa di avere usato la carta di credito della RAI per circa un anno nel 2010, per ovviamente spese, viaggi e divertimenti personali nei migliori alberghi e resort del mondo, ha detto: credevo si potesse fare, tant'è che l'avevo fatto anche l'anno scorso, e pensava che il magistrato dicesse: ah vabbè, allora se l'ha sempre fatto. Invece il magistrato ha raddoppiato il campo di imputazione, certo, perché credeva l'avesse fatto solo in 2010. Ho violentato una, ma l'ho sempre fatto anche quando ero piccolo. Esatto. Che voglio dire, invece, quando è venuto fuori il caso di Trani con le telefonate di Berlusconi che voleva far chiudere Anno Zero dall'AGCOM, ecco perché è importante controllare l'AGCOM, perché si possono chiudere i programmi controllando le autorità. Siamo stati nominati anche noi, in realtà. Eravamo stati nominati anche noi. Esatto, anche Parla con me, con la e vecchia. Anche Ballarò, l'unico che era finto, diciamo, in quella partita era Ballarò, che non ha mai subito alcuna conseguenza. Ma il bello è che quando venne fuori le intercettazioni di Berlusconi che voleva far chiudere Anno Zero, Berlusconi non è che disse: non è vero, disse: sì, volevo far chiudere Anno Zero, ma l'ho sempre detto, no? Cioè, che è come uno che ammazza la moglie, quando lo prende dice: vabbè, ma l'ho sempre detto che prima o poi le tiravo un colpo a quella stronza, no? Come se questo fosse... come se questo fosse un alibi. Volevo dire anch'io una cosa su Trani, quasi seria, su Mani Pulite, perché ogni tanto salta su il primo che passa per la strada e dice che bisogna passare dalla protesta alla proposta, basta con questi giornali che si lamentano, poi a noi ce lo dicono particolarmente perché ci lamentiamo di continuo, cioè per esempio a noi quando nominano due banchieri ai vertici della RAI ci domandiamo che cazzo c'entrano due banchieri con la televisione, visto che non distinguono un televisore da un forno a microonde, ma invece vedo che gli altri giornali non si lamentano, e anzi ieri hanno dedicato del Festival della Saliva proprio alla descrizione di questi due, di questa Miss Marple, la tarantola che sembra Monti con la parrucca, avete visto che anche sui giornali Monti ossigenato, mesciato, e dall'altra parte uno che viene da ambienti molto vicini a Bisignani, eccetera eccetera. Beh, comunque, per farla breve, gli altri giornali non si lamentano, noi ci lamentiamo e quindi passiamo per criticoni, sembra che siamo noi quelli sbagliati, secondo me sono gli altri, ma comunque non importa. Ma dato che ci dicono sempre fate proposte, fate proposte, fate proposte, noi in tema di Tangentopoli ne abbiamo fatte due o tre di proposte. È chiaro che già mentre le scrivi ti rendi conto che nessuno le approverà mai, quindi le proposte le facciamo semplicemente per far notare che il problema in Italia non è che manchino le idee o le proposte,
È una sciocchezza quella che manchino le proposte o i giornali propositivi. In Italia manca qualcuno in Parlamento che riesca a raggiungere la maggioranza e che possa permettersi il lusso di votare una legge anticorruzione, una legge contro il finanziamento pubblico dei partiti, eccetera, eccetera. Le idee sono tutte già sul tavolo, già si sa benissimo quello che si dovrebbe fare, tra l'altro basta copiare da ordinamenti di paesi un po' più avanzati del nostro, non è che ci voglia molto, o basta semplicemente obbedire alle prescrizioni che ci giungono dalle autorità europee. Io non ho ancora capito per quale motivo questo slogan che ci ripetono in continuazione, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede l'Europa, quando l'Europa ci chiede di fare una legge anticorruzione noi la trasformiamo in una legge pro concussione, come spiegava ieri sera Di Pietro. Allora, dato che il problema di Tangentopoli è sostanzialmente un problema di soldi che vengono sottratti alla collettività, ancora ieri c'era un bellissimo titolo di un pezzo di Zingales sull'Espresso che diceva: perché l'Italia non cresce? Perché in Italia si ruba. Ecco, è troppo poco noto, è troppo poco patrimonio comune il fatto che la corruzione e l'evasione fiscale, cioè la criminalità dei colletti bianchi, la criminalità finanziaria, sono la principale causa della crescita zero dell'Italia. Noi, a furia di trovare alibi all'esterno, abbiamo perso questa percezione che invece nel 92-93 avevamo, e cioè che Tangentopoli è una palla al piede per la crescita dell'economia, per la creazione dei posti di lavoro, per l'attirare investimenti dall'estero, per poter raggranellare denaro per gli ammortizzatori sociali, per le opere pubbliche, quelle utili. Vi siete accorti, eccetera, che si sta svegliando? Si è svegliato Travaglio, un applauso, benvenuto, bentornato tra noi. Quindi, per farla breve, oggi è molto comodo, e in questo i politici e i tecnici sono assolutamente uguali, dire che l'Italia non cresce perché non siamo ancora riusciti a convincere la Merkel a mollare i cordoni della borsa, eccetera. La Merkel non molla i cordoni della borsa in tutta Europa. Andate a vedere i dati e gli indicatori dei vari paesi europei e vi renderete conto che la Merkel è sempre la Merkel, ma la Francia è in una situazione, la Spagna è in una situazione, l'Italia è in una situazione, la Grecia è in una situazione, l'Olanda, il Belgio, la Gran Bretagna, ognuno ha una situazione diversa dall'altro. E guarda caso il paese governato da quella sublime stronza della Merkel va da Dio, mentre noi no. Sotto allora, traccia ha detto qualcosa. Come? No, sotto traccia sento un po' di risentimento. Ho sentito qualcosa contro. No, no, io non sono affatto risentito, io invidio ai tedeschi la Merkel, vorrei che i nostri politici venissero accusati, come viene accusata la Merkel, di fare gli interessi del popolo tedesco. Ecco, io vorrei poter accusare i politici italiani di fare gli interessi del popolo italiano. Purtroppo è un'accusa che non ho mai sentito lanciare a nessun politico italiano. Diciamo anche poi la Merkel naturalmente fa le sue cazzate come tutti gli altri, una culona inchiavabile, come l'ha definita uno che faceva i propri interessi. Ecco, questo, la cosa che mi preme è che noi siamo riusciti ancora una volta a esternalizzare le nostre colpe, per cui prima era colpa dei governi precedenti e dell'eredità che abbiamo ricevuto dal passato, poi era colpa dello tsunami, poi era colpa di Al Qaeda e delle due torri, poi era colpa della congiuntura, poi era colpa della sfiga, poi era colpa del terremoto dell'Aquila, poi era colpa delle frane, ed è sempre colpa di qualcun altro, mentre in realtà sono 20 anni che tutti gli economisti e gli osservatori decenti sanno che la colpa della crescita zero dell'Italia è la corruzione più l'evasione fiscale più l'impossibilità di toccare i patrimoni delle mafie, perché sennò si incazzano, più la criminalità finanziaria in generale. E quindi ecco perché subito dopo il problema dell'informazione il problema numero uno dell'Italia è una legge seria contro la criminalità finanziaria. Da questo punto di vista abbiamo fatto le proposte, io le enumero semplicemente e poi ricedo la parola.
Proposta a tua saputa. Eh? Proposta a tua saputa. A mia saputa, sì. Però me sono scritte perché sono a quest'ora. Mentre leggi dico questo, indagato il tesoriere della Lega, lo sai? Le ipotesi sono appropriazione indebita, truffa, riciclaggio e contatti con un clan della 'Ndrangheta, che ai tempi era il curriculum minimo richiesto per allearsi col PDL. Ma dopo, però... Credo che sia ancora adesso il curriculum. Ma qua ci dimentichiamo tutti. Hai trovato i punti o ti stai guardando il pisello? Non capisco cosa ti piace. Caccia il foglietto. Sai com'è di mattina questo? Però a proposito... Allora, il primo punto era la prescrizione, nel senso che i processi si devono poter fare. Se la prescrizione ti garantisce con un buon avvocato pagato il giusto di non arrivare alla sentenza, è inutile pensare a fare delle leggi anticorruzione. Quindi il primo punto è la prescrizione, che si blocca al momento del rinvio a giudizio. Quando tu finisci sotto processo e già un giudice ha stabilito che l'accusa vale la pena di essere vagliata dai giudici, in quel momento si deve sapere che il processo lo fai tutto e quindi la prescrizione si blocca, di modo che non ti conviene più pagarti un avvocato per anni e anni per tirare in lungo un processo che tanto lo sai che arriva alla fine, se sei colpevole ti condannano. Allora patteggi subito in cambio di uno sconto di pena e così liberi energie e risorse che la giustizia può dedicare ad altri casi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è una serie di norme che ci impone l'Europa e che noi naturalmente ci guardiamo bene dall'obbedire. L'introduzione di reati che in Italia non abbiamo, ma in Italia non abbiamo come nel codice penale, li abbiamo nella pratica, nel senso che vengono commessi ma non vengono puniti. Uno è la corruzione fra privati, un caso diffusissimo nelle aziende, appunto anche private, e cioè quando per esempio il capo ufficio acquisti prende la stecca dal fornitore per dare la fornitura a quel fornitore lì e non a un altro. Naturalmente se non c'è un mercato dei fornitori non è che vince quello che fa l'offerta più conveniente per la tua azienda, vince quello che ti fa il regalo o ti paga la stecca, quindi la tua azienda pagherà le forniture di più, quindi naturalmente ci rimetterà dei soldi, e dato che quando un'azienda ci rimette dei soldi poi per recuperarli si rivale sui dipendenti, magari licenzia, magari taglia, magari esternalizza o magari delocalizza direttamente andando a produrre in un altro paese. Quindi la corruzione fra privati non è punita oggi, ci vuole un pubblico ufficiale perché ci sia la corruzione, se no la stecca fra il fornitore e il capo ufficio acquisti dell'azienda fornita non è reato. L'Europa ci dice siete l'unico paese che consente questa robaccia, mettetecelo. Altro reato, l'autoriciclaggio, si stenta a crederlo, ma in Italia se io traffico droga e i soldi sporchi che faccio col traffico di droga me li riciclo io in attività lecite, metto su una pizzeria o cose di questo genere, anche, o faccio del burlesque o cose del genere. Bene, questo il riciclaggio è autoriciclaggio, perché sono io che mi riciclo i soldi che io stesso ho fatto al nero. Bene, l'autoriciclaggio non è reato. No. Se io invece do i soldi sporchi a lui perché me li ricicli lui, quello è riciclaggio ed è punito. Quindi me li riciclo io. Come me col sesso, insomma. Come? No, come me sessualmente. Esatto, se fai da solo non è reato. Quindi io non mi metteranno mai in galera. No. Tu sei impunito proprio per natura. Sai con la battuta meravigliosa di questo che va dal medico, il medico dice lei dovrebbe smettere di masturbarsi, questo dice perché dottore? Perché la sto visitando. È meravigliosa. Molto bello. Credo che sia uscita da un letterman. Bella idea. Mi piace ogni tanto tirarvi giù, sennò qua... Vai avanti sull'autoriciclaggio. L'altro reato che noi non abbiamo, nel senso che non lo puniamo, ma è pratica comune impunita, è il traffico di influenze illecite. Che cos'è il traffico di influenze illecite? Io sono ammalato. Un tipo che con delle conoscenze importanti. Che cosa faccio? Le uso. Se qualcuno mi viene a chiedere ma cosa devo fare per avere un favore, per avere un appalto, per avere una licenza, per sbloccare una pratica,
Cioè, tu dai i soldi a me che poi ci penso io, coi miei amici, intervengo, faccio, devo dare i soldi a quello, quell'altro, eccetera. Naturalmente io non sono un pubblico ufficiale, ho degli amici in alto loco, o spaccio di avere degli amici, mi lanto di avere degli amici, mi faccio dare dei soldi e poi faccio la mediazione. Questa roba qua è diffusissima perché è comodissima. Io prendo i soldi dal privato, io stesso sono un privato, per destinarli poi a misteriosi pubblici ufficiali che non gli dico nemmeno. E così la corruzione non c'è. No. Perché? Perché è tutto fra di noi, il pubblico ufficiale non c'è. Questa roba qua che è pazzesca, voi pensate le cricche, le lobby, le logge, le massonerie, le P2, le P3, le P4, non c'è mai un pubblico ufficiale. Bisignani non l'ha eletto mai nessuno, non è stato mai messo in nessun posto pubblico ufficialmente, aveva un ufficio riservato di fianco a quello di Gianni Letta e lì riceveva destra, sinistra, centro, pare anche l'attuale nuovo direttore generale della RAI Gubitosi, che sembra un'orticaria la Gubitosi, no? Invece è il nuovo direttore generale della RAI, un po' come la tarantola, e questa roba qua, il traffico di influenze illecite, che è una pratica ormai collaudata proprio perché si insinua tra un articolo del codice penale e l'altro, non è punibile. In tutto il mondo è punita e quindi la si dovrebbe punire. Queste erano le proposte, insieme naturalmente a una cosa fondamentale: aumentare le pene per l'evasione fiscale. Qualcuno di voi forse si sarà chiesto, parlo di quelli che non violano le leggi ovviamente, che pagano tutte le tasse, come sia possibile che all'estero continuamente leggiamo che hanno arrestato Tizio, Caio, Sempronio, famosi per evasione fiscale, e da noi non c'è mai la notizia che arrestano uno per evasione fiscale. Leggiamo Dolce Gabbana, 5 miliardi di evasione fiscale, uno dice: ma dove stanno, in galera? Assolutamente no, stanno alla sfilata o nella loro villa. Leggiamo continuamente di VIP beccati a evadere l'ira di Dio, non ce n'è mai uno che finisca dentro, no? Di solito poi si mettono d'accordo, pagano un terzo di quello che hanno evaso e sui giornali c'è poi scritto: Dolce Gabbana fanno pace col fisco, no? Che sembrano anche dei pacifisti alla fine anziché degli evasori fiscali. Il problema da noi è che si fa l'evasione fiscale, la lotta all'evasione fiscale per finta, si mandano i blitz nella pizzeria a vedere se fa gli scontrini, se becchi che non fa gli scontrini il giorno dopo gli fai un culo così sui giornali. Tutti pensano che il pizzaiolo, non so, gli hanno chiuso il locale, è finito in galera, si beccherà 5 anni, gli passerà la voglia di riprovarci. Assolutamente no, nessuno sa mai quello che succede il giorno dopo il blitz dell'Agenzia delle Entrate. Non succede assolutamente niente, nel senso che è assolutamente impossibile oggi, con le norme che ci sono, i massimi di pena che ci sono, che qualcuno riesca a essere processato nei 3 gradi di giudizio e a essere condannato a una pena che lo porti in galera anche soltanto per mezza giornata. È matematicamente impossibile. Quindi evadiamo, cioè evadiamo. Se uno ci prova a finire in galera evadendo il fisco, fate l'esperimento, uno che tignoso dice: voglio finire in galera con l'evasione fiscale, vediamo un po' se non ci riesco, viene respinto all'ingresso del carcere, cioè non ce la fa neanche se si mette d'impegno, perché il sistema è costruito per gli evasori fiscali. Quindi è evidente che bisogna aumentare le pene, perché semplicemente perché se uno non ha paura di quello che gli succede quando evade, tendenzialmente, se non è Santa Maria Goretti, evade. Quando il rischio non è paragonabile al vantaggio, è evidente che vince il vantaggio, a meno che uno non abbia una corazza etica innata o infilatagli in testa dai suoi educatori, questo è sicuro. Ma di solito, insomma, se uno va a vedere, la convenienza e il rischio vince la convenienza. Questo è un messaggio per i negozianti presenti. Esatto. Però se uno lo becca nell'arresto non ti vengono a cercare. L'ultima, naturalmente, proponevamo di ripristinare il falso in bilancio, Di Pietro l'ha messo come emendamento alla legge anticorruzione, è stata immediatamente bocciata e ci mancherebbe altro. Ripristino dell'abuso d'ufficio: l'abuso d'ufficio è quando un pubblico ufficiale fa degli atti abusivi, cioè viola le leggi di cui dovrebbe essere il custode per favorire qualcuno. L'abuso d'ufficio è sempre una corruzione nascosta, nel senso che se io violo una legge per favorire qualcuno non lo faccio gratis, a meno che io non sia un idiota. Se faccio un abuso d'ufficio e rischio
il mio posto, beh, vuol dire che c'è qualcuno che mi paga bene, altrimenti gratis non lo faccio. E infine, e finisco veramente, c'erano tre proposte molto semplici sul finanziamento dei partiti, perché il finanziamento dei partiti, che oggi si chiama rimborso elettorale, è stato abolito dagli italiani, e quindi non c'è niente da fare, non ci sono trucchi, non ci sono inganni, non si possono finanziare i partiti con denaro pubblico, nemmeno cambiando il nome. Dice, ma se non finanziamo con denaro pubblico, poi i partiti finiscono nelle mani dei ricchi. Beh, perché in questi 20 anni che sono stati riempiti di denaro pubblico, in quali mani erano, secondo voi? Io non ho mai visto i partiti schiavi della lobby degli extracomunitari lavavetri, e nemmeno i partiti schiavi della lobby degli operai metalmeccanici, e nemmeno schiavi della lobby dei disoccupati. Io li ho sempre visti schiavi della Confindustria, del Vaticano, eccetera, cioè dei poteri forti e dei poteri deboli. Quindi le due cose non c'entrano. Posso ammettere che se proprio vogliono un rimborso per le spese che gli occorrono per le elezioni, allora a questo punto si cambia completamente regime. Visto che sono gli italiani che hanno abolito il finanziamento pubblico, per dare soldi pubblici ai partiti bisogna che gli italiani decidano di darglieli. Come si fa? Semplicissimo. Il 5 per 1000 sulla dichiarazione dei redditi, esattamente come chi vuole finanziare una Onlus, l'associazione libera di Don Ciotti, Emergency di Gino Strada, la ricerca sulla leucemia, oppure chi vuole aiutare la Chiesa Cattolica, gli avventisti del settimo giorno, le chiese valdesi, eccetera. Il mutuo di Vergassola, no, dicevo, buttavo lì. Anche tu sei una Onlus? Probabilmente sì, senza saperlo. Ecco, allora indichi il tuo partito, il partito a cui vuoi devolvere il 5 per 1000 delle tue tasse. E gli dai le palanche. Eh? E gli dai le palanche. E gli dai le palanche. E quello è una forma di denaro pubblico che però è legato alla volontà del singolo cittadino di devolverlo o meno. Perché non lo fanno? Non lo fanno perché sono talmente sputtanati da sapere che nessuna persona sana di mente deciderebbe di dargli volontariamente del denaro pubblico. Ecco perché questa proposta è fondamentale, perché costringerebbe i partiti a porsi il problema di rendersi credibili presso l'opinione pubblica, affinché l'opinione pubblica trovi giusto sostenerli per aiutarli a fare le loro campagne elettorali e la loro attività politica. Naturalmente ci vuole un tetto a questi rimborsi, non credo che ci sia bisogno di fissarlo perché i versamenti dei cittadini sarebbero pochi, però poniamo che in un mondo ideale tutti i cittadini decidano di versare il rimborso. Il rimborso va comunque parametrato alle spese, non a quello che chiedono i partiti, a quello che dichiarano di spendere, fermo restando che potrebbero dichiarare di spendere anche un sacco di spese inutili. Bene, se noi oggi ci basiamo su quello che i partiti in media hanno dichiarato di aver speso ogni anno negli ultimi 20 anni, vengono fuori 30 milioni all'anno per tutti i partiti messi insieme, vecchia e nuova legge elettorale. 30 milioni all'anno sono un settimo di quello che attualmente i partiti prendono all'anno. Voglio dire, è già uno scandalo che prendano dei soldi pubblici, ma cazzo, scusate, cavolo, un settimo dello scandalo. Si sta svegliando. Un settimo dello scandalo è un settimo dello scandalo. Rendiamo pure volontari i rimborsi fino a 30 milioni l'anno e forse abbiamo risolto qualcosa. Tenendo presente, lo diceva qualcuno l'altra sera a servizio pubblico, il Fondo Unico per lo Spettacolo, che serve a promuovere l'industria culturale, cinematografica, teatrale e musicale italiana, ammonta ogni anno a 250 milioni, cioè ammonta esattamente a quello che si mettono in tasca i partiti
senza avere speso che un settimo di quella cifra. Allora voi immaginate quante cose si possono fare destinando i soldi che i partiti si intascano senza il minimo giustificativo delle loro spese. Ecco, queste erano le proposte che abbiamo fatto, naturalmente collegando il rimborso pubblico con quelle formule che abbiamo detto, a una garanzia che i partiti abbiano una vita interna di tipo democratico. Se prendi denaro pubblico devi diventare un ente giuridicamente riconosciuto e responsabile. Perché? Perché io devo sapere euro per euro dove li metti quei soldi, e quindi rendicontazione, e quindi bilanci certificati, e quindi Corte dei Conti che controlla dove vanno i denari pubblici, e quindi garanzia che tu al tuo interno fai le cose in maniera democratica. Perché oggi c'è un grande dibattito sulla democrazia interna al Movimento 5 Stelle, ed è giusto, perché l'organizzazione blog, marchio, non statuto, eccetera, crea dei problemi di democrazia interna. Ma gli altri partiti che cos'hanno? La democrazia interna soltanto perché ogni tanto fanno un congresso? Ma qualcuno può veramente pensare che i congressi dei partiti siano regolari? Che il tesseramento sia regolare? Ma lo dicono essi stessi che è tutto finto. Abbiamo visto l'altro giorno quando hanno fatto le primarie per votare l'uomo che D'Alema aveva già scelto nella GCOM. Quindi la democrazia interna ai partiti non esiste, e quindi naturalmente bisogna normarla, bisogna normare le primarie, bisogna normare i congressi, bisogna normare il tesseramento. E chi sgarra non è che gli si dice vabbè l'altra volta fallo meglio, chi sgarra perde tutto il rimborso elettorale dell'ultima legislatura e perde il diritto ai rimborsi elettorali in quella dopo. Cioè il partito fallisce se non presenta bilanci certificati e se non rispetta le regole democratiche sui congressi, sul tesseramento e sulla scelta trasparente delle candidature. Soltanto così i partiti torneranno a essere qualcosa di simile a quello che dovevano essere in base alla nostra Costituzione. Ti hai proposto questo? Strano che non ti abbiano ancora ricoverato. Abbiamo proposto questo e abbiamo raccolto anche decine e decine di migliaia di firme sul sito del Fatto, che è diretto da Peter Gomez, e insomma io prima ho detto che queste proposte quando le scrivi già capisci che non verranno approvate, certo. Però io credo che sia giusto farle perché rompono quando dicono non c'è quella rassegnazione che c'è in giro di chi pensa che non c'è niente da fare e che sono tutti così e che sarà sempre così. No, ci sono molte cose da fare, anche molto semplici, anche molto comprensibili. Molto spesso ci sono già in altri paesi. In Germania 2 anni fa è fallito il partito di estrema destra, non perché fossero nazisti, ma perché hanno presentato bilanci poco trasparenti. Sono falliti perché gli hanno tolto il finanziamento, e non gliel'ha tolto la magistratura, gliel'ha tolto il Parlamento stesso, che è giudice di se stesso ma imparziale. Ecco, almeno si fanno circolare le idee, perché se uno non fa mai delle proposte sembra che alla fine poi in fondo sia normale che la politica sia una roba sporca. No, sì, detto ci sono questo, anche altre soluzioni. Detto questo, ma solo secondo, ma cioè l'unico candidato che è passato per la prima volta di quello del PD è quello della GCOM. Cioè l'unica volta che ho fatto un candidato cioè sbagliano tutti i candidati, però questa volta qua D'Alema ce l'ha fatta, dico. Sì, il dermatologo. Ah, quindi era stato nominato da D'Alema e stranamente è passato. Ed era un dermatologo. No, il dermatologo è Soro. Dove abbiamo sbagliato? Margherita, che è andato alla privacy. Invece il professor Decina D'Alemiano è andato alla GCOM. Un ex consulente di Telecom alla GCOM. Si teme il contagio. No, però sul tema che diceva Marco, Marco ha ragione su tutto, noi abbiamo sottoscritto queste proposte, le abbiamo discusse e quant'altro. Resta il fatto che le idee camminano sulle gambe degli uomini e questo paese ha un problema di uomini, e la domanda è come diavolo li chiamiamo questi uomini. Bene, l'altra gamba di tutto questo è l'informazione. Noi dobbiamo sapere cosa diavolo succede non solo in Parlamento, ma come diavolo funziona questo sistema, per poter nei confronti degli evasori fiscali come dei corrotti far scatenare una cosa che si chiama disapprovazione sociale, che è mancata in questi anni, e è uno dei motivi per cui l'informazione in questi anni ci ha raccontato il mondo alla rovescia, lo scontro tra politica e magistratura. Quante volte l'avete sentita? Cioè ci sono dei magistrati che
bene o male cercano di perseguire dei ladri. A nessuno verrebbe in mente di scrivere lo scontro tra i carabinieri e gli scippatori. Scippano e i carabinieri cercano di prenderli. Parole sono importanti, ci hanno venduto in questi anni le cose come andassero in una maniera diversa. Perché? Perché l'esperienza devastante per loro è stata proprio quella del 1992. Nel 1992, quando scoppia Mani Pulite, per una strana congiunzione astrale, sul campo della storia italiana emergono diversi fattori. Tu dicevi prima la Lega, che nasce come un movimento non solo xenofobo, ma anche come un movimento antisistema, anti Roma ladrona. I cittadini italiani come adesso, che andando dietro al movimento seguendo Mario Segni, pensavano di poter risolvere le cose modificando la legge elettorale e passando al maggioritario, una crisi economica fortissima che spingerà poi il governo Amato a una manovra da 60.000 miliardi e addirittura al prelievo forzoso sui conti correnti degli italiani. Ma soprattutto accade un'altra cosa. I giornali che venivano, i giornali e le televisioni che venivano controllati esattamente come adesso, perché nei sistemi tutto si tiene. Io e Marco ricordiamo colleghi di giornali cosiddetti progressisti di allora che aspettavano il sindaco di Milano ai giardini pubblici quando il sindaco Paolo Pillitteri era il cosiddetto sindaco cognato, era il cognato di Craxi e faceva il sindaco di Milano. C'erano colleghi che lo aspettavano ai giardini pubblici il sabato e la domenica quando lui faceva la sua passeggiata in bicicletta, in modo di poterlo incontrare e andargli a chiedere una casa de quo canone. Quando scoppiò Mani Pulite, Gianluigi Nuzzi, che ha scritto questo bel libro Sua Santità sul Vaticano, era un giovane giornalista che trovò l'elenco di tutti gli affitti di favore a De Quo Canone del Pio Albergo Trivulzio e incominciò a telefonare alle redazioni chiedendo che venisse pubblicato, e tutti gli dicevano, i capocronisti, no, finché un capocronista più onesto degli altri gli dice: Gigi, ma non ti sei accorto che in quell'elenco c'è anche il mio nome? Tutto questo non era casuale, era necessario che certe cose non venissero dette, non venissero raccontate. Era abbastanza evidente per tutti che i socialisti rubavano, ma quando Beppe Grillo lo disse in Rai con una celebre battuta, Beppe Grillo fu sbattuto fuori dalla Rai. Perché le cose non si devono sapere, perché appunto non deve nascere, non deve crescere la disapprovazione sociale. Figuratevi che all'inizio, prima di quell'inchiesta, per fare uscire certe notizie, i giovani cronisti dovevano trovarsi tra di loro, scambiarsi documenti e poi per poter tornare nei loro giornali e dire: guarda, questa notizia ce l'ha anche il Corriere, ce l'ha anche il Giornale, ce l'ha anche il Giorno, ce l'ha anche Repubblica, non potete non pubblicarmela. Bene, nel 92, con l'esplosione di Mani Pulite, a partire da una data particolare che corrisponde sostanzialmente a un fondo che firmato da Giulio Anselmi sul Corriere della Sera, un fondo dal titolo La torta è finita, cioè della serie Non ci sono più soldi, i giornali incominciano a scrivere tutto. Incominciano a raccontare come si era comportata quella classe dirigente, come apparentemente nei consigli comunali e regionali destra e sinistra si facessero opposizione quando di notte si trovavano a spartire le stesse tangenti. Non è uno scherzo, l'esempio della metropolitana milanese è l'esempio tipico. C'era una sorta di manuale Cencelli per cui c'era un cassiere unico che raccoglieva i soldi dalle imprese, che poi li suddivideva sotto secondo fette prestabilite fra Partito Socialista, Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Liberali, Socialdemocratici e Repubblicani, partiti che in realtà in quel consiglio comunale sembravano, per noi che la guardavamo da fuori, che si facessero opposizione. Bene. Allora noi cominciamo a raccontare questa storia e raccontiamo un pochino tutto, ma commettiamo un errore, un po' di ingenuità e un po' voluto. Raccontiamo sui nostri giornali, facciamo percepire sui nostri giornali durante l'inchiesta Mani Pulite che i cattivi erano i politici, che sostanzialmente gli imprenditori erano abbastanza buoni, venivano vessati dai politici,
e creiamo anche non volontariamente una convinzione nell'opinione pubblica che, fatta fuori quella classe politica, si sarebbero risolti i problemi italiani. In realtà la cosa era più complessa. È vero, i politici erano ladri, però quegli imprenditori che costruivano la metropolitana milanese, quando prendevano il 3% di tangente, poi ricaricavano, non essendoci più controlli da parte dell'istituzione della classe politica, il prezzo di costruzione di un chilometro di metropolitana veniva raddoppiato rispetto al reale, perché nessuno controllava, loro potevano gonfiare i costi e potevano fare un'altra cosa, potevano cercare non investire in tecnologia, potevano cercare di non servire il miglior appalto possibile al minor costo, perché intanto facevano un cartello tra di loro e tutti loro avrebbero a turno vinto l'appalto. Questa ha un'altra grave conseguenza sul sistema di oggi. Quando noi diciamo che uno dei problemi di questo paese è che questo paese non ha capito che molto dell'industria stava cambiando negli ultimi 20 anni e che noi non potevamo continuare a produrre certe cose in quel modo perché gioco forza le economie emergenti, i paesi dell'est o indiani, Cina e quant'altro, con un costo del lavoro che sarà sempre più basso, ci avrebbero massacrato. Esattamente al contrario di quello che fanno i tedeschi, che invece che fare la Duna fanno la BMW e la vendono in Cina, per dirla chiaramente. Questa ha avuto quell'influenza. E questo non è avvenuto per caso, da una parte l'ingenuità, possiamo dirla, di alcuni giornalisti, dall'altra il fatto che i giornali erano editi dai signori che pagavano le tangenti. Se tu vai a vedere chi erano gli azionisti del Corriere della Sera o quelli del Messaggero con Caltagirone o lo stesso Carlo De Benedetti, la stampa con la Fiat e quant'altro, era chiaro che quei giornali nella confusione totale dovevano riuscire almeno a dire: no, noi eravamo vessati, eravamo concussi, non potevamo, i cattivi erano loro. Non era quella la storia. Nessuno di loro era concusso dalla Guardia di Finanza, come ci venivano a raccontare. I piccoli, certo, può darsi che i piccoli fossero concussi, ma quando una pattuglia della Guardia di Finanza si presentava in Fininvest come si presentava in Fiat o da un'altra parte, il potere di quelle aziende era tale per cui sarebbe bastato telefonare al segretario di partito che quelle aziende finanziavano in maniera illecita regolarmente per fermare quella pattuglia. Cos'è successo a quel punto? A quel punto sono successe due cose. Non se la guidava l'elemora la macchina. Cioè, con l'elemora poteva entrare la macchina, anche dalla finanza, credo. Certo. Certo. Vestite da gnocche della finanza, quella cosa, insomma, come magistrato. Assolutamente sì. E lì dopo è successa una cosa singolare. Sull'ala di questo fatto che in fondo le imprese erano buone e i politici erano cattivi, Berlusconi, che era molto popolare, che veniva visto dai cittadini disinformati, peraltro, disinformati dalla televisione, come un grande imprenditore. Quando Berlusconi in quell'epoca era un grande impresario che lottava contro il fallimento, nessuno aveva la percezione di chi dei coloro i quali che guardavano la televisione di qual era la reale situazione di bilancio di Silvio Berlusconi. Tra i documenti che noi citiamo nel libro Mani Pulite, scritto con Gianni Barbacetto, ci sono dei documenti che sono straordinari. Berlusconi si riuniva a quell'epoca insieme al suo stato maggiore in comitati che venivano chiamati comitati corporate. C'erano tutti i componenti dell'azienda, c'erano i vari manager e c'era Guido Possa, un signore che adesso troviamo in Parlamento, poi nominato in Parlamento, che era il suo segretario personale, che teneva dei verbali di queste riunioni. E da queste riunioni, dai verbali di queste riunioni, che sono stati sequestrati prima dalla Guardia di Finanza prima ancora che Berlusconi scendesse in campo nel 93, sfatando una delle grandi balle che appunto ci hanno raccontato, quando Berlusconi scende in campo lo mettono sotto inchiesta, no? La Guardia di Finanza gli era andata addirittura in casa nel 1993. Cioè l'ha messo sotto inchiesta e poi è sceso in campo. Quindi. Certamente, non lui personalmente, tutti i manager del suo gruppo, uno lo capisce come va a finire, se ti mettono sotto inchiesta 10 manager del tuo gruppo è probabile che alla fine mettono sotto inchiesta anche te, insomma non è cretino l'uomo, ma anche se lo fosse stato l'avrebbe capito lo stesso.
Ma da questi documenti sono bellissimi perché ti raccontano da una parte che loro dicono abbiamo 5.000 miliardi di debiti e siamo un passo dalla situazione della Ferruzzi, quella di cui il signore di cui parlavamo prima, Raul Gardini, quando le società hanno un indebitamento di questo tipo si avvitano su se stesse e falliscono, e dall'altro Berlusconi ipotizza le soluzioni, i suoi manager gli suggeriscono soluzioni di tipo tradizionale, tagliamo i costi, spendiamo un po' meno, eccetera. Lui dice a un certo punto no, il nostro problema è fare un grande accordo con la RAI, il nostro problema è che in questo momento la RAI è più libera del solito, perché i partiti politici hanno meno influenza, eravamo in pieno Mani Pulite, su quello che accade sui vertici RAI. Dobbiamo fare sì che tramite Gianni Letta vengano nominati dei manager attraverso cui parlare. E per fare cosa? Per cercare di mettersi d'accordo, spartirsi, questo viene detto praticamente esplicitamente, spartirsi gli ascolti, nel senso che veniva teorizzato il fatto, allora gli ascolti funzionavano più o meno così, 45-43, una roba del genere, che quello rimanesse stabile, che Fininvest rimanesse sempre un pochino sotto la RAI perché non scoppiasse la polemica in sé, e che soprattutto ci si mettesse d'accordo per fare programmi spazzatura o di merda, perché lo dico. Sono riusciti molto bene però. Esatto, non lo scherzo, perché il brutto programma spesso costa meno del bel programma. È un sistema straordinario per ridurre i costi e fare brutti programmi. Berlusconi lo sapeva perché aveva speso un sacco di soldi per fare concorrenza alla RAI, per esempio per acquistare i diritti del Giro d'Italia. Gli era costato una follia, l'aveva fatto per fare ascolti. Lui non si poteva permettere di ascoltare, di acquistare il Giro d'Italia. Ma l'ha rifatto tra l'altro, questo giro qua. Non si poteva permettere di fare questo tipo di cose, era necessario, lo veniva teorizzato, ci mettiamo d'accordo, cosa che vedremo poi nel 2002-2003, quando sempre con degli altri straordinari documenti vengono sequestrati dei documenti ai responsabili delle major americane, che sono i signori che a Hollywood hanno le case di produzione dei film e le vendono alla televisione, e questi tra di loro, con la nomina di Berlusconi, dicono, prima che lo dicessero gli altri, o forse lo dicevamo io, te, Marco e altri cinque cretini sulla piazza, loro scrivevano tra di loro, il nostro problema è che Rai e Mediaset fanno cartello, i responsabili degli acquisti si vedono prima, si mettono d'accordo che prezzo fare, cosa comprare, eccetera. Loro lo vedevano dal loro punto di vista perché vendevano meno, però dal punto di vista di noi telespettatori questo voleva dire che ci siamo trovati di fronte all'editore unico che ha abbassato la qualità dei programmi televisivi, perché non bisognava fare bei programmi per fare più ascolti agli altri. E dall'altra parte l'abbiamo visto in maniera, sull'informazione in maniera fortissima, l'editore unico che ci impediva di raccontare quello che facevano le nostre classi dirigenti. A un certo punto, un anno e mezzo fa, tutti gli italiani o quasi si sono resi conto che questa era una casta e che la classe politica era formata in misura rilevante da una serie di criminali e di ladri. Ma non è che loro erano diventati un anno e mezzo fa, era possibile rendersene conto già 10 anni fa. Io e Marco scrivevamo dei libri che avevano un buon successo, ma non uscivano dall'ambito dei libri, generalmente non ti facevano andare in televisione per dire queste cose, oppure se le dicevi solo in programmi che venivano fuori una volta alla settimana, e queste cose non venivano dette ai telegiornali, e così la gente votava bella, felice, PD, PDL e quant'altro, pensando che in qualche modo quello sarebbe stata la soluzione dei problemi, pensando che realmente le pizzerie di questo paese erano piene, i ristoranti erano pieni e quanta bella gente c'era in vacanza in Costa Smeralda, e la crisi non sarebbe mai arrivata, quando economisti serissimi dicevano guardate che sta arrivando, le cose così non funzionano. Ecco, l'altra gamba è quella che noi abbiamo cercato di rappresentare un pochino col Fatto Quotidiano, è cercare di raccontare le cose, informare più gente possibile per creare una sorta di coscienza civica e semplicemente la disapprovazione sociale nei confronti di chi evade le tasse o prende le mazzette, no, io con quello a cena non ci vado più, non ci mangio più, deve rendersi conto che ha fatto qualcosa che ha danneggiato non la mia morale, chi se ne frega della morale, ma le mie tasche.
Ecco, se questa cosa incomincia a cambiare nel paese, e a poco sta cambiando, io sono fiducioso che col tempo possa cambiare anche la nostra classe dirigente. Che finale. Posso fare due domande e poi il pubblico, e poi abbiamo mangiato le salsicce che sono 10.000. Due cose però, una sul crollo, se qualcuno si aspettava il crollo della Lega in questo modo, e l'altra questa cosa dei corvi in Vaticano, per capire cosa sta succedendo dal punto di vista, se anche lì girano tangenti. Brevemente, che poi dobbiamo giocare alla bottiglia e Woodstock continua, poi iniziamo a drogarci. Sulla Lega lascio il Vaticano a Peter, anche se qua ci vorrebbe Marco Lillo. La faccenda della Lega è una faccenda abbastanza paradossale, perché lo ricordava ieri sera Di Pietro, è dal 1993 che si sa che la Lega prende le tangenti, e lo si sa ai massimi livelli, visto che la tangente dalla Monte Edison la incassò materialmente, personalmente, il tesoriere di allora, che si chiamava quello che Bossi chiamò il Pirla e che si chiamava Patelli, e che poi è stato sostituito da altri. Gli ultimi due sono stati Balocchi, poi Belsito e adesso Stefani. Nel 93 Bossi fu processato nel processo Enimont, quello di cui si parlava prima. Torna sempre da Carlucci. Della Carlucci, ma diciamo, il processo Enimont l'abbiamo visto tutti in diretta televisiva, Di Pietro che interrogava i segretari dei partiti l'abbiamo visti in diretta televisiva, Vespa faceva la telecronaca tutte le mattine su Rai 1. Senza plastico, all'epoca non aveva il plastico. Non c'era ancora specializzato. No, esatto, e non c'aveva ancora la moglie alla privacy. Ieri, scusate se... Bello, però la moglie alla privacy, con lui che fa i plastici... Ieri, scusate la divagazione, ma l'altro ieri pomeriggio a Radio Rai è andato in onda un programma condotto dal figlio di Vespa, che intervistava il padre che difendeva la madre. È una cosa sempre incredibile. C'era il papà, che ne pensi di mamma alla privacy? Ma mi pare una buona candidatura, di alto livello, molto indipendente anche. La prima domanda è dove hai messo le chiavi della macchina? La domanda era dove hai messo le chiavi della macchina? Sì, esatto. E l'altra era finito lo shampoo, cioè facevi il cazzo d'oro. Che se si vedevano a cena era la stessa cosa. Chiuso la parentesi, quindi la Lega è dal 93 che si sa che aveva preso quella tangente, e questo non esclude naturalmente i meriti storici che, volente o nolente, forse anche a sua insaputa, ha avuto la Lega. Chiunque sia onesto intellettualmente sa benissimo che nella Milano del 92 i partiti erano tutti d'accordo, c'era un consociativismo più o meno simile a quello che c'è oggi con la maggioranza ABC, con Alfano, Casini e Bersani, che non riescono più ad andare nemmeno in bagno a far la pipì senza essere in tre, ma a Milano governavano maggioranza, l'opposizione era finta, a volte c'era il pentapartito con i comunisti che facevano finta di opporsi, a volte c'era la giunta rossa con i socialisti e i comunisti e i democristiani che facevano finta di opporsi, e poi di notte si ritrovavano tutti quanti a spartirsi le tangenti della metropolitana. Quindi figuratevi quando è iniziata l'inchiesta Mani Pulite, se ci fossero stati soltanto quei partiti lì, il pool sarebbe stato seppellito in un pilone di cemento armato da qualche parte. Quindi per fortuna che in quel momento stava emergendo la Lega con un grosso consenso, proprio a causa di quel consociativismo e a causa della finta opposizione che c'era a Milano, e grazie a quello, per paura della Lega, i partiti sono stati fermi con le mani per un paio d'anni e hanno evitato di fare le solite manovre per insabbiare, eccetera eccetera. Ma diciamo, al di là di quello, la Lega l'ultimo merito storico l'ha avuto nel 94, quando ha fatto cadere il governo Berlusconi. Dopodiché, nel giro di pochi anni, è tornata poi a Canossa,
anzi ad Arcore. E nel frattempo però sono scoppiati tanti scandali finanziari riguardanti la Lega, cioè i leghisti hanno un pollice verde negli affari che è memorabile. Io ricordo l'iniziativa di fondare di coniare una moneta padana, e Calderoli battezzò il Calderolo, il Tallero padano era, fu distribuito durante un raduno di Pontida, e ci furono anche alcuni idioti che portarono dei soldi veri per incassare il Tallero, e poi cercarono di usarlo anche nel bar di Pontida, e gli hanno detto: ma che cazzo è sta roba, dammi dei soldi veri. Quindi li hanno ancora lì sul groppone. Ci fu l'iniziativa di creare un villaggio turistico in Croazia per finanziare il partito e nello stesso tempo per garantire un approdo sicuro ai padani che vogliono andare in vacanza lontano dai terroni, eccetera, dai negri, eccetera, eccetera. Il risultato è che appena nato il villaggio vacanze è fallito, anzi non sono riusciti nemmeno ad aprirlo, che già era fallito. Riuscire a fallire addirittura prima di aprire un'attività è un caso che capita soltanto alla Lega. Come non fartela dare da uno, da una, senza neanche chiedergli. Esatto, cioè, esatto. Cioè te passi, esatto, e una ti guarda e dice no, così te non sei neanche il caso. Che neanche sai cosa, neanche la guardavi. È una risposta padana. Anche la banca di Lodi, diciamo. È il problema dei rifiuti, che è un grosso problema quello in Italia. Ah, ecco, esatto, l'ho capito dopo anch'io. Esatto, esatto. Ma non è mia, è una famosa imitazione Zalone di Saviano, quale dice che a Napoli c'è un grosso problema, che è quello dei rifiuti, perché non gliela dà nessuna. Ma La Lega si è segnalata per altre mirabili operazioni, Euronord. Sai che una volta, facendo un vertice ad Arcore, il boss ha portato anche il Trotta e ha detto: mica potevo lasciarlo da solo a casa col rischio che si ingoiava tutti i gormiti. Povero, dico, pensa come siamo messi, no? La banca padana, la Credi Euronord, la Credi Euronord ha ciucciato un sacco di risparmi di poveri idioti che vanno a Pontida, eccetera, ed è fallita anch'essa miseramente, con un crack che i leghisti stanno ancora cercando di restituire al loro popolo inferocito. C'è stata l'operazione Quote Latte. Voi non avete idea di quanto ci costano, di quanto ci costa il salvataggio pluridecennale di alcune centinaia di allevatori senza scrupoli, a cui i vertici della Lega avevano detto: sforate pure le quote latte, che tanto poi vi proteggiamo noi. Sono arrivate delle multe che non pagate si sono moltiplicate negli anni e che adesso l'Italia deve pagare, e questi qua non le hanno pagate, e quindi come al solito ci sono capitate sul groppone. Pensate quando ci hanno riprovato, eleggendo Giampiero Fiorani come il campione della finanza padana. Giampiero Fiorani era quello che derubava direttamente i correntisti della Banca Popolare di Lodi, d'intesa con il suo alto protettore che era Fazio. E Fazio era anche il protettore della signora Tarantola, presidente della RAI, che riceveva regali, orologioni, eccetera, eccetera, da Fiorani, ed era il capo della vigilanza della Banca d'Italia, che su Fiorani si è dimenticata di vigilare, e infatti adesso l'hanno promossa. Bene, Fiorani era sponsorizzato dalla Lega, oltre che da Berlusconi, è il banchiere che ha unificato in un'unica figura quella del rapinatore e quella del banchiere. Voi sapete che il rapinatore e il banchiere si distinguono perché il banchiere sta dietro il bancone, mentre il rapinatore sta davanti con la pistola. Da quando c'è Fiorani le due figure si sono assommate su un'unica persona. Era lui stesso a derubare la sua banca, ed era sponsorizzato dalla Lega. Ci sono delle dichiarazioni meravigliose dei leghisti che dicevano che Fiorani era il non plus ultra e coso. Quindi loro hanno ho visto Mi Spadagna un pezzetto ieri sera. Mi Spadagna è notevole, mi dicono. Io l'ho vista ieri sera, è stata fantastica. Che presenta, non mi ricordo più come si chiama. Columbro, poverino, che cioè Columbro che presenta e fa le domande a queste che non capiscono neanche cosa dice Columbro. C'è cioè questo cortocircuito meraviglioso. E poi diceva anche: salutiamo la Lega, cioè poi parla apertamente della Lega. Sì, apertamente della Lega. E non c'era il Trotta, poverino.
a vedere la gnocca, è rimasto scioccato. Lui che è oviparo, credo, no? Credo, non so, come si chiama. Parlare male del trota è come picchiare uno. Quindi, che caga. Quando dai, è scoppiato... Possiamo neanche fare le battute. No, il trota. Primo pesce senza fosforo. Basta, va avanti. Quando si è dimesso hanno detto siamo alla resa dei tonti. Lo sai? Vai. Ma no, figuriamoci, poverino, sul figliolo. Solo una cosa posso dire, tanto la cazzata. Ricordate voi quando Calderoli ha portato il maiale, che l'ha fritto, poverino, il povero maiale, ha portato il maiale nella spianata per non fare costruire una moschea, perché così gli islamici c'erano dato il maiale e ha profanato sta cosa qua, allora, e non hanno fatto la moschea, non l'hanno fatta. Ma non perché ci ha camminato il maiale. Era solo quello. Tant'è che c'è una foto del maiale. Ti sono messi in due. Dice, no, il maiale dice. E lui lo sto portando a pisciare, sta tirando. È il maiale che sta dicendo a Calderoli, capito? Che grugniva con le corna in te, poi si è cazzato. Quindi dopo. Quindi, siamo arrivati a quando di Spadagna. È scoppiato il caso Bensito e qualcuno, sempre tra quegli ingenuoni che si erano bevuti tutto, ha detto ma chi l'avrebbe mai detto, questi che prendono le tangenti, questi che sperperano i denari eccetera, chi l'avrebbe mai detto, insomma tutti l'avremmo detto, perché bastava conoscere la storia di Credi Euro Nord, del villaggio vacanze, del tallero, del calderolo, delle quote latte e sicuramente me ne sono dimenticata qualcuna, per rendersi conto di che uso hanno sempre fatto del denaro dei cittadini questi signori che poi tuonavano contro Roma Ladrona, avendo un partito pieno di ladroni. Ma ladroni a casa nostra era. Esatto, ladroni a casa nostra, lo slogan. Quindi alla fine poi il caso Bensito è servito semplicemente per rendere ancora più evidente, casomai non lo si fosse capito dal caso Lusi, che all'interno dei partiti appunto si possono fare gli usi più disparati del denaro pubblico senza che nessuno controlli. Bossi, quando ha detto coi soldi del finanziamento e dei rimborsi noi facciamo quello che vogliamo, frase poi copiata da Buffon, quando ha detto io con i miei soldi faccio quello che voglio, eh no caro Buffon, se è vietato scommettere sulle partite tu mi devi dire se quei soldi li hai usati per scommettere sulle partite, altrimenti quando ti fai scappare la palla all'ultimo minuto contro il Lecce, qualche tifoso potrebbe pensare che la puntata su quella partita fosse piuttosto alta nella ricevitoria di Parma. Ma al di là di questo, veramente ha detto scommettiamo che con i miei soldi faccio quello che voglio, esatto. E ha vinto. Quindi con i soldi dei finanziamenti pubblici la Lega fa quello che vuole, l'abbiamo visto. La tragedia è che è vero, i partiti con i soldi dei finanziamenti pubblici hanno sempre fatto ciò che volevano, e quindi alla fin fine io penso che ogni tanto, come dice il Vangelo, credo di sì, o porte tutto scandalo e venient, è utile, è opportuno che esplodano gli scandali, perché se Dio vuole, da adesso in avanti gli italiani sanno che cosa si nasconde dietro la meravigliosa dicitura rimborsi elettorali. Nascondono le paghette dei figli di Bossi di primo e di secondo letto, si nasconde la casa di ristrutturata a sua insaputa peraltro di Cassano Magnago, si nascondono i soldi al sindacato padano che non è mai esistito, i soldi al bodyguard della Rosi Mauro, Pier Moscagiuro, cantante e tante altre cose, e quindi diciamo che anche quello scandalo lì è stato utile proprio per quello che diceva Peter, cioè per creare quella riprovazione sociale, quella consapevolezza collettiva che sul problema del finanziamento pubblico bisogna stare in allerta e bisogna vedere che cosa uscirà dalle Camere prossimamente, perché effettivamente quella legge che ci promettono da mesi e che non riescono a fare, perché se la dovessero fare i partiti fallirebbero, va seguita attentissimamente, perché se sarà una legge finta come io credo, beh, penso che i partiti regaleranno un altro bel 5-6-10% a Grillo. Adesso arriviamo anche, c'è la mia ragazza che mi sta
prima di passare alla cosa Vaticana voglio dire due cose, perché avevo due cose che erano scritte che erano meravigliose, che erano: secondo Bossi dietro a tutta questa storia ci sarebbe l'intelligence, il che escluderebbe automaticamente il trota. E l'altra dice: Umberto Bossi dice al figlio: ti ho dato un'occasione e l'hai buttata al cesso, gli ha detto. Lui gli ha risposto: scusami papà, pensavo fosse il tricolore. Però dopo, siccome abbiamo parlato di Dio, io arriverei direttamente a quella scelta di Vaticano e poi andiamo a mangiare le salsicce però. Sì, no, ma guarda, velocissimo, perché anche qua tutto incomincia con la Carlucci, non è uno scherzo. Non è uno scherzo, la Carlucci è il personaggio fondamentale. Solo un secondo, la Carlucci. Voi sapete che sono tre giorni e non si smette, siamo solo noi e voi dovete rimanere qua, cioè tre giorni così, abbiamo preso anche domani e dopodomani di ferie, dovrete muovervi. Chi si muove finisce nel calderone di salsicce, per quello che c'è sempre più salsiccia e c'è sempre meno pubblico, cioè sarà un motivo. Sistema della salsiccia comunicante, no? Questo. No, tu devi ancora capire, un paio d'ore abbiamo finito. Tu devi capire il ruolo della Carlucci. La Carlucci, questa cazzo di Carlucci, io devo sapere cosa fa. Dietro anche il Corvo del Vaticano, perché in realtà tu vorrei sapere come ce l'ha Cazzarola, perché è una Carlucci, ha 50 milioni di cose, di qua, di là. Muove questa, tutto. Questa storia inizia anche in questo caso con la Maxi Tangente Enimont, perché buona parte di quei CCT di cui parlavamo prima, 150 miliardi di lire probabilmente, tutti insieme, passano per lo IOR. Di Pietro e gli altri cercano di capire dove sono finiti questi soldi transitati per lo IOR in CCT, a che politici sono finiti, e il Vaticano, lo IOR, risponde con una serie di rogatorie ed ha delle indicazioni. Si capisce così che l'uomo chiave del rispetto ai rapporti del Vaticano allora era quel signore che si chiamava Luigi Bisignani, che abbiamo incontrato adesso con le varie cricche. Stai andando alla Carlucci tanto. E che era l'uomo che faceva girare i soldi con lo IOR e li ripuliva. Il problema è che lo IOR, quando risponde ai magistrati di Milano dicendo i soldi sono andati a Tizio, Caio e Sempronio, falsifica le carte, dà delle risposte sbagliate, e in particolare chi copre? Il gobbo, Giulio Andreotti. Andreotti aveva preso decine di miliardi. Sai chi c'è dentro la gobba di Andreotti? No. La Carlucci. Ti viene di accarezzarlo ogni tanto. Carlucci Dei. Cosa? Quindi siamo di fronte a una banca, anzi a uno Stato estero, che dà carte false allo Stato italiano per coprire le responsabilità di un politico molto importante. Lo IOR è sempre stato gestito come la peggiore delle banche offshore delle Bahamas, o forse anche peggio. Attraverso lo IOR, ce lo dicono le inchieste, sono passati i soldi della mafia, della camorra, dell'andrangheta, e scopriamo oggi all'interno dello IOR, ce lo dice Gotti Tedeschi con il suo memoriale, o quello che è trapelato dal suo memoriale, nello IOR sono presenti una serie di conti di politici italiani, e forse non solo italiani. Quello è il segreto da preservare. Il problema era che il Vaticano voleva finalmente uscire dalla cosiddetta blacklist, non stava bene che il Papa stesse lo stato del Papa stesse nella stessa lista degli stati che riciclano i soldi del narcotraffico. Solo visto che ha nominato il Papa, il Papa si è detto contrario alle nozze gay, preferisce convivere. Ce l'avevo qui. Per uscire da quella diavolo di blacklist bisognava rispettare delle regole. Le strutture della banca, ma non solo, ecclesiastiche, quelle regole non le potevano rispettare. Quindi quelle carte che abbiamo visto, da una parte ci raccontano sì la lotta di potere per far fuori i Gothic tedeschi, l'operazione di lobby da parte della Chiesa rispetto per non pagare l'ICI e quant'altro, ma il punto vero di tutta questa storia sono, come se al solito, i soldi. Cioè, non mettete le mani sullo IOR, e tutto quello che leggiamo adesso è dovuto da questa lotta di potere. Se mai riuscissimo a mettere le mani sullo IOR, vedi che stai nominando lo IOR e viene giù tutto. Capiremo, qua. Esatto, probabilmente capiremo anche qualcosa sui capitali veri di Cosa Nostra, di Bernardo Provenzano, di Totorina, come sono transitati. E quindi la lotta di potere al massimo livello, tanto che il Vaticano ieri l'altro dice: ricordate
ai magistrati li minaccia, dice rispettate le nostre prerogative, cioè il fatto che col concordato si è stabilito che a noi non ci si può fare niente. La lotta è a massimo livello ed è interessante. Io penso che la Chiesa debba, la Chiesa che non è quella roba lì, debba tifare perché nello IOR ci si entri e perché i mercanti vengano sbattuti fuori dal tempio. Oh. Possiamo chiudere così se volete. Un applauso, ci sono detto. Sono riuscito a non fare neanche una battuta del libro, siete contenti? Neanche una battuta del libro ho fatto. E fanne due o tre? No, basta che ce ne andiamo. Una solo sul Papa che era divertente, posso chiudere? Cercavo una battuta sul Papa che non ci veniva, perché il Papa ha detto che era contrario all'uso del preservativo, tornando ai discorsi iniziali. Anch'io sono contrario all'uso del preservativo perché mi fa sudare la mano, ma detto questo, e siccome il Papa in Africa ha detto sta cosa qua, allora volevamo cercare una battuta, le battute sono nell'aria, basta trovarle, a volte ci sono e non ce ne accorgiamo, e c'era questa battuta che era il Papa, l'immunologo, Benedetto XVI, tornando dall'Africa, ha detto che il preservativo non serve. O Benedetto, ma XVI meno cazzate, e questo c'era il XVI, era già scritto. Cercavamo la battuta già scritta, quindi noi salutiamo i superstiti di Woodstock qua, salutiamo, ringraziamo e andiamo a mangiare le salsicce. Un bel applauso, abbiamo qui Gomez e Travaglio. Ah, scusate, ci sono delle domande? Il terrore, no?